Problema Libro Amaldi, pagina 1004, numero 4. Una bobina di lati 5 cm/8 cm ruota di modo circolare uniforme in questo modo, grazie a questo motore elettrico. Ad ogni giro, che percorre in 3,2 secondi il periodo, questa bobina passa all'interno del campo magnetico di questa coppia di magneti. La sbarra è lunga 86 cm che poi sommati con i 4 cm di metà di questo lato fa 90 cm. Quindi noi possiamo immaginare il centro della bobina distante 90 cm dall'asse di rotazione. Questo piano è un piano orizzontale visto dall'alto, quindi la forza di gravità non c'è in questo esercizio. Ogni volta che la bobina ad ogni giro passa all'interno di questo campo magnetico subisce il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, in quanto il flusso magnetico che attraversa la bobina vale zero, poi improvvisamente nell'arco di un certo intervallo di tempo la bobina entra tutta quanta all'interno del campo B, quindi il flusso magnetico diventa massimo, si mantiene al valore massimo e poi nello stesso intervallo di tempo che ha impiegato la bobina per entrare nel campo magnetico, nello stesso tempo la bobina esce e quindi il flusso magnetico attraverso di lei ritorna ad essere zero. Noi svolgeremo una versione semplificata, ridotta di questo problema. Innanzitutto cercheremo di fare un'analisi generale di quello che accade a questa bobina quando entra e esce dal campo magnetico. Poi, sempre per semplicità, immagineremo che il campo magnetico, conosciamo già il suo valore, per esempio 3 millitesla. Poi daremo per scontato che il moto della bobina all'interno del campo magnetico si possa approssimare come rettilineo uniforme, anziché circolare uniforme. Non lo dimostreremo, ma questo accade intuitivamente perché questo arco di circonferenza è quasi rettilineo e la velocità di attraversamento si mantiene costante. Toglieremo anche il motore elettrico e ci chiederemo se veramente la velocità di attraversamento del campo magnetico è davvero costante oppure se la bobina, mentre attraversa il campo magnetico, subisce qualche forza. E poi vedremo quello che segna questo oscilloscopio, a cui è collegata la bobina attraverso questi fili di collegamento. L'oscilloscopio che sullo schermo riporta la FEM indotta nella bobina in funzione del tempo. Quindi disegneremo il segnale mostrato sull'oscilloscopio. Infine, immaginando che la FEM prodotta nella bobina sia di 50 mV, calcoleremo il numero N di spire che formano la bobina. Dunque, la prima parte di questo problema modificata è qualitativa, cioè analizzare tutti i fenomeni fisici che avvengono durante l'attraversamento del campo magnetico da parte di questa bobina. Abbiamo detto che il moto circolare uniforme lo approssimiamo a un moto rettilineo uniforme, dobbiamo calcolare la velocità di questo attraversamento. La velocità scalare o lineare cresce allontanandosi dal centro di rotazione, secondo la formula omega r. Omega è la velocità angolare che corrisponde all'angolo totale descritto da questa sbarra, quindi da questo sistema, diviso un periodo. L'angolo giro, quindi 2π radianti, diviso 3,2 secondi. La velocità angolare quindi è 1,96 radianti al secondo, che poi moltiplicandola per la distanza dal centro ci dà le velocità scalari che diventano sempre più grandi. Noi dobbiamo moltiplicare la velocità angolare per 90 centimetri, perché 90 centimetri, come abbiamo detto prima, è la distanza fra il centro della bobina e l'asse di rotazione. Noi immaginiamo dunque che la bobina si muova di modo rettilineo uniforme e come punto di riferimento prendiamo il centro della bobina. Quindi il centro della bobina si muuove con una velocità lineare, moto rettilineo uniforme, di 1,77 metri al secondo. Ragioniamo subito sul fatto che, in assenza di motore elettrico, questo moto in realtà è frenato. Non è la prima volta che vediamo un moto frenato dalla forza magnetica quando un circuito si muove all'interno di un campo magnetico esterno. Accadeva anche in certi esercizi che abbiamo già visto, dove c'era un circuito rettangolare con due guide, due binari e un'asta mobile che poteva spostarsi lungo i binari e abbiamo visto che l'asta mobile veniva sempre frenata ogni volta che si spostava, frenata dalla forza magnetica. Dunque ci aspettiamo che anche in questo caso la bobina venga frenata sia quando entra che quando esce dal campo magnetico. Infatti adesso vediamo che è così, il campo magnetico, induzione magnetica è rappresentato da tutti questi puntini, le linee di campo
escono dal foglio verso di noi. Consideriamo l'ingresso della bobina, quindi la bobina sta entrando, sempre più linee del campo B la attraversano, quindi la bobina sperimenta un aumento di flusso magnetico. Come al solito orientiamo la bobina in senso antiorario e quindi il numero di linee del campo B che la attraversa aumenta il flusso positivo, il flusso magnetico attraverso la bobina. La bobina quindi reagisce per la legge di Lenz generando una corrente in senso orario, una corrente indotta che ha lo scopo di contrastare l'aumento del numero di linee di B che la attraversano. Infatti, con questa corrente indotta che ruota in senso orario, la bobina produce un suo campo B indotto che è rappresentato da queste croci, da queste X di colore verde, che cercano appunto di contrastare l'aumento del flusso magnetico attraverso la bobina stessa. Ora noi abbiamo il lato orizzontale, questo lato qui, che è percorso dalla corrente elettrica ed è immerso in un campo B esterno, quindi subisce la forza che impropriamente chiamiamo di Faraday. Andando a sistemare le dita pollice e indice medio come al solito, scopriamo che la forza magnetica su questo lato della bobina spinge verso il basso, quindi la bobina sta salendo, quindi si sta spostando verso l'alto, la forza magnetica frena l'ingresso della bobina. Applicando la stessa formula anche alle porzioni dei due lati laterali, questi due lati qua, che si trovano immersi nel campo magnetico, vediamo che questi due lati pure subiscono delle forze magnetiche che sono rivolte verso l'interno, tendono a deformare la bobina verso l'interno, ma non hanno effetto perché la bobina è rigida e poi si annullano una con l'altra. Ora vediamo per quale motivo la bobina viene frenata anche in uscita. In uscita le linee del campo B che attraversano la bobina diminuiscono, prima invece in ingresso aumentavano. Quindi adesso la bobina deve contrastare una diminuzione di flusso magnetico. Quindi fa scorrere la corrente indotta in senso antiorario, prima invece la faceva scorrere in senso antiorario perché cerca di rimettere quelle linee di campo B che stanno venendo a mancare in quanto la bobina sta uscendo dal campo magnetico. E quindi, girando la corrente in senso antiorario, la bobina cerca di fare un campo B indotto che esce verso di noi. Ora, con questa corrente che gira all'interno della bobina, il lato che subisce la forza magnetica è questo sotto. Prima era quello sopra. È questo sotto perché il lato che subisce la forza magnetica è l'unico dei due lati orizzontali che è immerso nel campo B. Prima il lato immerso era questo, quest'altro giù no, perché sta fuori del campo. Adesso il lato immerso nel campo B è questo e non l'altro perché è già fuori del campo B. Applicando sempre la legge della forza magnetica di Faraday e applicando sempre la seconda regola della mano destra, troviamo una forza magnetica verso il basso, quindi la bobina sta uscendo dal campo magnetico e la forza magnetica la frena di nuovo. Quindi questo moto non è più rettilineo uniforme in realtà, ma è un moto frenato. Comunque, trascuriamo il fatto che sia un moto frenato e continuiamo a considerarlo un moto rettilineo uniforme. In realtà ci sarebbe a rigore da calcolare l'intensità della corrente elettrica e vedere se questa forza magnetica è veramente trascurabile o no, cioè vedere quale decelerazione sulla bobina comporta. Questo è un approfondimento che non facciamo adesso. Ora vediamo una serie di grafici che sono poi quelli, è il segnale che appare sull'oscilloscopio, quindi riportiamo in funzione del tempo prima quello che fa il flusso magnetico, questo non appare sull'oscilloscopio, sull'oscilloscopio apparirà la FEM. Poi piano piano andremo a disegnare il grafico della FEM in funzione del tempo. Cominciamo dal flusso magnetico, in quanto il flusso magnetico all'inizio è zero, quando la bobina è ancora fuori del campo B, e sarebbe questo tratto qua. Poi la bobina impiega un certo tempo, delta T, per entrare tutta quanta nel campo magnetico, quindi delta T è l'intervallo di tempo tra la posizione della bobina come è disegnata qui e la posizione della bobina come è disegnata invece in quest'altra figura, quindi il tempo che ci mette la bobina a entrare tutta nel campo B. E durante la fase di ingresso il flusso magnetico aumenta, poi si stabilizza
al valore costante, perché quando la bobina ormai è tutta entrata nel campo B, attraversa l'interno del magnete e il flusso magnetico rimane costante al valore massimo. Dopodiché la bobina esce e, così come il flusso magnetico era aumentato, allo stesso modo diminuisce nello stesso intervallo di tempo, ammettendo che il moto di traslazione della bobina sia costante, cioè sia un moto rettilineo uniforme non frenato. Possiamo anche calcolare quanto dura questo intervallo di tempo che impiega la bobina per entrare nel campo B. Infatti basta invertire la formula della velocità del moto rettilineo uniforme. Noi dobbiamo trovare delta T, lo spazio che percorre la bobina è di 5 cm, infatti questo lato, che è lungo 5 cm, deve entrare tutto dentro al campo magnetico. Con la formula inversa, sapendo la velocità 177 cm al secondo, troviamo che questo intervallo di tempo per entrare nel campo B vale circa 28 millisecondi, 28,3 millisecondi. In questo intervallo di tempo di circa 28 millisecondi il flusso magnetico passa dal valore 0 quando la bobina sta fuori al valore massimo quando la bobina sta tutta all'interno del magnete. Valore massimo che è dato dal campo B per la superficie complessiva della bobina. Superficie complessiva che è l'area di una bobina, di una spira sola, 40 cm² per il numero delle spire. Il numero delle spire è la nostra incognita. L'intensità del campo B la conosciamo, sono 3 millitesla, e l'area di ciascuna spira pure conosciamo, perché le spire hanno i lati, sono rettangolari, hanno i lati di 8 e 5 cm, perciò 40 cm². Quindi finora abbiamo visto che questo intervallo di tempo delta T vale circa 28 millisecondi e il flusso passa da un valore pari a 0 a un valore massimo dato da BNS, che non possiamo calcolare numericamente perché non sappiamo il numero delle spire che costituiscono la bobina. Dovevamo disegnare il grafico della FEM e quindi utilizziamo la legge di Faraday, Neumann, Harry e Lenz. Noi sappiamo che la FEM, anche se qua non l'ho scritto, la FEM è meno la φ punto di B, cioè la rapidità di variazione del flusso magnetico. La FEM è uguale a meno la derivata rispetto al tempo del flusso magnetico. Qui ho scritto direttamente la legge di Faraday, Neumann, Harry, Lenz con i moduli, perché alla fine il segno meno e i valori negativi non ci interesseranno, ma soltanto i valori numerici positivi. Comunque per ora immaginiamo senza il modulo e con il segno meno, F uguale meno φ punto di B. Noi vogliamo disegnare il grafico della FEM, allora dobbiamo disegnare il grafico di φ punto, cioè la derivata del flusso magnetico. Perciò questo era il grafico del flusso magnetico, facciamo la derivata. La derivata assume questo andamento qua. Infatti nei tratti orizzontali, in questi tre tratti orizzontali, il flusso magnetico si mantiene costante al valore 0 oppure al valore massimo e di nuovo al valore 0, quindi la derivata, che rappresenta la pendenza della retta tangente in ogni momento, è 0 in questo tratto, perché la funzione è costante, è 0 anche in questo tratto, perché la funzione appunto è costante anche qui, e è 0 anche qua. Invece, durante il tratto di aumento del flusso magnetico, la derivata prima è un valore positivo e costante. Infatti immaginiamo di seguire la pendenza di questa retta tangente, troviamo sempre 0, 0, 0, 0, 0, improvvisamente la pendenza si porta a un valore positivo, che è questo, e mantiene costante quel valore positivo, cioè mantiene costante quell'inclinazione. Ecco che quindi la derivata è costante. Poi improvvisamente, arrivati qua, la pendenza torna a essere 0 e quindi la derivata torna a 0. Quando arriviamo in questo istante qui, la derivata improvvisamente diventa negativa, eccola qua, va sotto, e poi mantiene quel valore negativo, lo mantiene in quanto la pendenza non cambia, quindi mantiene questo valore negativo. Infine, in questo istante, la pendenza ritorna ad essere 0. Ecco qua. E questo è la derivata, ma a noi serve la derivata cambiata di segno, perché la FEM è meno φ punto di B. Allora è molto semplice fare il grafico della FEM, basta che noi invertiamo il grafico della derivata del flusso magnetico. Quindi
qui che era un valore positivo lo disegniamo sotto e dove era negativo lo disegniamo positivo. Ora abbiamo detto che, immaginiamo semplificando il problema, che questa FEM assume valori di 50 millivolt e meno 50 millivolt. A noi interessa solo il valore assoluto, quindi la FEM in valore assoluto è 50 millivolt, come è scritto qua. E da questa informazione, FEM uguale 50 millivolt, dobbiamo calcolare il numero delle spire che costituiscono la bobina. Quindi scriviamo la legge di Faraday Neumann-Harry-Lenz in modulo, quindi il meno diventa più. E poi dovremmo calcolare questa derivata che in realtà andrebbe in modulo anche lei, mi sono dimenticato di segnare il modulo, andrebbe calcolata questa derivata. La derivata sappiamo che è il limite del rapporto incrementale, cioè è la variazione del flusso magnetico diviso l'intervallo di tempo nel quale quella variazione avviene. Quindi è il rapporto incrementale portato al limite per delta t che tende a 0. Se noi invece ci limitiamo a calcolare il rapporto incrementale senza il passaggio al limite, otteniamo una stima approssimativa della derivata, cioè otteniamo in pratica la derivata media. E quindi accontentiamoci di questo calcolo approssimativo, non facciamo la derivata vera e propria, infatti qui è circa uguale, calcoliamo la variazione del flusso magnetico nel tempo in cui è avvenuta, e il tempo in cui è avvenuta questa variazione abbiamo visto prima che è 28,3 millisecondi. Abbiamo visto prima anche che la variazione del flusso magnetico in questo intervallo di tempo è BNS-0, che il flusso magnetico passa dal valore 0 iniziale al valore finale BNS. Quindi questa variazione di flusso magnetico è BNS, il flusso magnetico finale, valore massimo, meno il valore iniziale diviso delta T. E l'incognita era N. Quindi facendo la formula inversa noi troviamo n uguale la FEM 50 millivolt per delta t, eccolo, e poi B e S vanno al denominatore dall'altra parte, BS. Ora finalmente possiamo sostituire tutti i valori e trovare il numero delle spire. La FEM ci mettiamo in modulo 50 millivolt, delta t 28,3 millisecondi. Il campo B avevamo detto che era 3 millitesla, l'area di ciascuna spira 40 per 10 alla meno 4 metri quadrati, 40 centimetri quadrati. E quindi troviamo circa 120 spire. Per utilizzare due cifre significative sole, scriviamo 1,2 per 10 alla seconda.